In aula il punto sul piano di vaccinazione fatto dall'assessore Bezzini. La Toscana ha utilizzato quasi tutte le dosi, ma l'approvvigionamento va a rilento. Gianni, necessaria un'azione più decisa. Le opposizioni però lo contestano. Si faccia sentire con il governo. Rinnovata la legge sulle città murate. Il provvedimento è stato approvato all'unanimità. I territori avranno diritto a risorse complessive per 2 milioni l'anno, dal 2021 al 2023. È una corsa contro il tempo. L'Europa, perlomeno quella comunitaria, si è ormai arresa all'idea che la strategia iniziale sui vaccini abbia fallito. Perciò sta correndo ai ripari e tra i paesi in prima fila nel cercare soluzioni utili c'è anche l'Italia. Il nostro territorio è ostaggio da quasi un anno della pandemia e nessuna regione può dirsi al sicuro. La Toscana lo sta sperimentando in queste settimane e sebbene i dati sulle vaccinazioni siano tra i migliori, la carenza di dosi si fa sentire. Non a caso il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una risoluzione che impegna la Giunta ad attivarsi in ogni sede utile affinché all'interno di una strategia comune di livello europeo, coordinata dai diversi governi nazionali, si creino le condizioni per aumentare le produzioni, valutando soluzioni che coinvolgono anche il livello regionale e considerando di poter utilizzare i fondi europei a questo scopo. Un cambio di passo è stato auspicato in primis dal governatore Gianni. Forse sono stati sottovalutati gli accordi assunti a livello internazionale. Non si doveva guardare a spese. Il vecchio continente questa sfida l'ha persa. Dobbiamo rimediare. Contiamo molto sull'autorevolezza del presidente del Consiglio Draghi per recuperare il gap, ha affermato il presidente regionale. Parole condivise anche dal presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo. La Toscana è risultato anche dagli interventi, direttamente o indirettamente, ha una capacità organizzativa sul piano della vaccinazione che è fra le migliori in Italia. E consentitemi, oggi noi abbiamo una Ferrari che però viaggia come una 500, perché abbiamo una capacità vaccinale da parte dei nostri operatori, negli hub che abbiamo messo, nelle convenzioni costruite con i medici di base, nel rapporto instaurato con il volontariato, che potrebbe offrire 25.000-30.000 somministrazioni di vaccino il giorno. In realtà poi arriviamo a meno della metà perché manca la materia prima, i vaccini. Noi stiamo facendo un lavoro enorme, organizzativamente importante. Penso che sia giusto spiegare ai cittadini che noi, il nostro compito non è quello di produrre i vaccini, il nostro compito è di somministrare nella maniera più rapida e più efficace possibile tutti i vaccini che ci vengono consegnati. Noi oggi con questa comunicazione, con la risoluzione collegata, chiediamo al governo di darci più vaccini, di parlare con l'Europa con ancora più forza. Più vaccini avremo, più riusciremo a combattere questo terribile virus e noi vogliamo far rialzare presto la testa alla nostra Toscana e per questo con forza facciamo questa richiesta sia al governo sia all'Europa. Oggi ci arriveranno nel mese di marzo tantissime altre dosi, 250.000 di Pfizer, 100.000 di AstraZeneca, 50.000 di Moderna, ma sono ancora, come capite bene, 400.000 dosi, molto molto meno delle esigenze che hanno i cittadini della Toscana. Tra le fila della maggioranza, sia Enrico Sostegni del PD che Stefano Scaramelli di Italia Viva hanno evidenziato l'ottimo lavoro fatto dalla Toscana, che ha un'alta percentuale di utilizzo delle dosi. I due consiglieri hanno presentato una mozione per sollecitare il Ministro della Salute e gli organi competenti affinché ogni regione sia messa nelle condizioni di poter garantire la vaccinazione ai propri insegnanti, residenti e assistiti, indipendentemente dalla regione in cui prestano servizio. La Toscana ha organizzato due canali importanti, uno con gli hub e tutti i sotto gli SPOC organizzati con il sistema sanitario regionale che sono serviti per vaccinare il personale sanitario che ora stanno vaccinando le categorie che si sta vaccinando con AstraZeneca e abbiamo attivato per prima regione la rete dei medici di medicina generale che ricordo fra ottobre e novembre ha vaccinato 1.400.000 persone con il vaccino per antinfluenzale. Quindi abbiamo attivato una rete importante che può sostenere una quantità di vaccini
importanti che noi speriamo nelle prossime settimane arriveranno. Un dato positivo in Toscana, il fatto che 260.000 persone sono già state vaccinate, c'è una grande risposta da parte degli operatori sanitari, ottima l'iniziativa nei confronti degli insegnanti, del personale scolastico, eravamo stati noi a chiedere che il mondo della scuola potesse essere vaccinato per prima, allo stesso tempo una risposta importante dei medici di base che daranno risposta alle persone ultra ottantenni. E queste sono richieste che avevamo avanzato, così come i volontari del 118, la protezione civile. Ora chiediamo ovviamente di andare oltre, vaccinare le persone disabili, i loro familiari, indipendentemente dal livello della disabilità, tenendo anche conto e attenzione massima al fatto del luogo dove debbano essere vaccinati, tutti i malati cronici, malati oncologici. Queste persone che vivono in condizioni di forte fragilità devono essere inserite nelle agende delle vaccinazioni nei prossimi giorni, non soltanto approvvigionamento, ma anche massima attenzione alla loro cura. L'illustrazione sul piano vaccinale, fatta in aula dall'assessore Bezzini, non ha convinto le opposizioni. Tutte le forze politiche, da Fratelli d'Italia a Forza Italia, dalla Lega al Movimento 5 Stelle, hanno lamentato i ritardi delle consegne. Per questo motivo hanno chiesto una programmazione differente e soprattutto un tono più deciso nei confronti del governo. Siamo assolutamente insoddisfatti, aspettavamo una relazione da parte dell'assessore dal 23 di dicembre, quando a chiedergli un confronto con l'Aula non era stata l'opposizione, erano state addirittura le forze che sostengono la maggioranza. Dal 23 di dicembre, per avere una comunicazione sui vaccini, l'opposizione è stata costretta a ricorrere alla raccolta firme e a indire il Consiglio straordinario. L'assessore Bezzini fino all'ultimo giorno, venerdì scorso, ci ha chiesto di avere pazienza sabato e domenica perché avrebbe passato il fine settimana a preparare la comunicazione da darci oggi in aula. Ieri mattina ci ha dato un documento fatto da 189 pagine dove c'è scritto come si aprono i flaconi dei vaccini della Pfizer, i bugiardini dei vaccini, come si conserva in frigorifero. Bene, tutte notizie interessantissime, ma noi avremmo voluto sapere altro. Siamo assolutamente delusi da quello che ci è stato detto, lo abbiamo detto sia al Presidente Gianni che all'Assessore Bezzini. Questo clima da va tutto bene a noi non piace, non va niente bene. Sono stati vaccinati in Toscana soltanto 260.000 toscani su oltre 3.700.000 abitanti. Se andiamo di questo passo, i toscani saranno vaccinati fra oltre 3 anni. La domanda è: possiamo aspettare 3 anni per essere tutti vaccinati? Assolutamente no. Ecco perché abbiamo chiesto un cambio di passo, ecco perché abbiamo chiesto all'assessore e al presidente che battano i pugni sul tavolo. La responsabilità è di Roma, perché non arrivano i vaccini, si facciano sentire. Poca gioia nell'urna chi non lascia eredità di affetti. Cioè, abbiamo letto e sentito dall'assessore 180 pagine di cui la metà sono i bugiardini dei vaccini, altra buona parte è come si fa a mettere nella siringa la fiala realizzando il vaccino che deve essere ricostituito. Quindi sinceramente ci aspettavamo qualche cosa di più, sinceramente, anche qualche cosa parecchio di più. È stato contestato il fatto che sostanzialmente per noi è come se lui chiedesse che dal cielo gli arrivasse la manna, e è stato anche contestato il fatto che qualche altro presidente di regione in qualche modo se le va a cercare le cose. Noi abbiamo letto la comunicazione della Giunta che ci è stata inviata ieri, una comunicazione molto articolata, però a nostro avviso rimangono senza risposte molte domande che sono forse quelle che più interessano i cittadini e noi consiglieri regionali, ossia quando verranno mandati gli altri operatori sanitari previsti dal bando del commissario Arcuri, quanti sono stati i volontari che si sono offerti
per fare le vaccinazioni dai bandi che erano previsti per i primi di febbraio. Insomma, tante cose rimangono senza risposta, come ho fatto presente in consiglio regionale. Alcuni gioielli sono arrivati intatti fino ai giorni nostri, squarci di una Toscana che fu e che oggi è rappresentata dalle fortificazioni murarie. Il Consiglio regionale, proprio per non disperdere questo patrimonio storico e culturale, ha rinnovato i contributi sulla legge delle città murate, ereditata dalla vecchia legislatura. Il provvedimento è stato promosso all'unanimità e, come ha spiegato Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura, riteniamo questi atti importanti per riqualificare i beni monumentali di pregio degli enti locali, nell'ottica della massima attenzione ai bisogni del territorio. Sono stati introdotti anche alcuni emendamenti che prevedono la possibilità di presentare un solo intervento per ogni comune, la revoca dei contributi erogati in caso di non ottemperanza, degli obblighi previsti, una relazione periodica della Giunta alla Commissione competente e al Consiglio per fare il punto sui progetti realizzati. Il contributo previsto è di 2 milioni l'anno nell'arco temporale 2021-2023. Apprezzamento per quanto fatto è stato espresso da Stefano Scaramelli di Italia Viva, che ha evidenziato la possibilità di agire per i comuni. Oggi abbiamo approvato in aula la PDL 13, che quindi è diventata legge, sul finanziamento degli interventi dei comuni, degli enti locali, sui beni che appartengono a fortificazioni o cinte murarie. È una qualità, diciamo, delle nostre città. Noi siamo abituati a pensare alle città cinte da mura, ma non è una cosa normale in tutto il mondo, è davvero una qualità che dà identità al nostro patrimonio culturale, e credo che si prosegua in una tradizione, perché era una legge di consiglio regionale che diventa invece una legge di giunta incardinata nel bilancio triennale dell'ente. Quindi si finanzieranno gli interventi dei comuni, che sono volti a consolidare, valorizzare, consentire la fruizione di elementi di cinte murarie o di fortificazione delle città. È un intervento importante, è un sistema di interventi in ambito di valorizzazione e cura del patrimonio culturale, dei beni culturali degli enti locali, che ha visto anche altre leggi approvate proprio nella seduta di oggi, che vuole aiutare gli enti locali a prendersi cura del loro patrimonio. In questo modo anche garantire che quegli elementi di identità, che sono poi più nostri e che qualificano il profilo delle nostre città, vengano preservati e trasmessi ai cittadini futuri della Toscana. Iniziativa che viene dal passato, dalla vecchia esperienza del Consiglio regionale, abbiamo voluto strutturare una norma, anche in questo caso una legge che viaggia con oltre 2 milioni di euro di finanziamento, potranno essere richiesti da quei comuni che hanno una conformazione architettonica tale da preservare e conservare le loro mura. Le mura nelle città toscane sono un vanto, un premio, una bellezza di carattere storico e architettonico da tutelare. In questo caso la legge della Regione Toscana dà una priorità a quei comuni che chiederanno di fare interventi qualora hanno un'azione, una misura diretta, qualora appunto le sovrintendenze non sono competenti rispetto anche alla proprietà delle mura stesse. Riscontro positivo anche tra i banchi dell'opposizione. Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia ha messo in risalto l'importanza di dare risorse ai comuni più piccoli, mentre sia Marco Casucci della Lega che Silvia Nofri del Movimento 5 Stelle hanno sottolineato il valore della piena condivisione del provvedimento. Un grande passo avanti sulle città murate, lo dico non soltanto da cittadino lucchese ma anche montecarlese. Finalmente un testo che va a predisporre anche tutta una serie di finanziamenti sicuramente importanti, ma che chiederemo di poter ampliare per le prossime annualità, per fare anche qui dare risposta alle molte amministrazioni e alle molte comunità che trovano i loro borghi più delle volte circondati da cinte murarie, sulla cui complessità di intervento abbiamo molto discusso e dove oggi troviamo un punto di partenza, la possibilità di intervenire con fondi adeguati, che crederemo che siano incrementati appunto nei prossimi anni, per quelle che sono tutte le attività di recupero e di valorizzazione. Un punto importante per Lucca, che ha già cominciato quest'opera meritoria con i fondi messi a disposizione dalle fondazioni locali, ma al tempo stesso anche per cittadine di capoluoghi più piccoli, per comuni più piccoli, Montecarlo è sicuramente un esempio,
attraverso cui possano partire nuovi progetti di, sostanzialmente di manutenzione, ma anche di promozione e valorizzazione del territorio. Un altro passaggio molto importante è una legge che è stata approvata, tra l'altro, una proposta di legge approvata all'unanimità. Diciamo che si conferma, perché viene dalla scorsa consigliatura, questo impegno per la valorizzazione del patrimonio delle città murate. Ci sono già città in Toscana che hanno potuto beneficiare di questi contributi, e è particolarmente importante l'approvazione all'unanimità, perché è un segnale proprio di interesse per la questione. Certo, occorre mappare il nostro patrimonio, occorre considerare effettivamente quale sia lo sforzo che occorrerebbe fare per riportare, ecco, il più possibile in condizioni adeguate questo straordinario bene che appunto sono le nostre mura di città, però è anche un bel segnale continuare in questa direzione. Lo abbiamo fatto negli scorsi anni, continuiamo anche adesso. È stata una proposta di legge elaborata dalla quinta commissione che si occupa di cultura e istruzione, un'ottima proposta insieme a quella che si concentrava sul pregio, sugli edifici di pregio, e quindi niente, l'abbiamo votata all'unanimità in consiglio perché vogliamo tutti in questo momento le stesse cose. In questo momento di crisi cerchiamo di avere un senso di responsabilità, diciamo, generale. La tutela delle nostre città storiche è un patrimonio importantissimo per la regione Toscana, e in questa fattispecie la tutela delle mura storiche è un elemento che ci distingue sopra ogni altra caratteristica.